è con noi l'ex campione del mondo di motociclismo, Libero Liberati. Ecco Liberati, nel 1957, finalmente primo a Monza, e primo anche a Francorchamps, primo a Dauphinheim, con l'imbattuta media record di 200 km orari. Liberati, vorremmo farle alcune domande. Beh, io non sono un parlatore, sono piuttosto una motazione. Lo sappiamo, beh. Ci dica una cosa, qual è la massima velocità da lei raggiunta? I 280 km circa. 280 e dove? In Belgio. Senta, ma lei si rende conto esattamente del pericolo che corre? Siamo un po' abituati noi a questi rischi, vero? A queste paure. Quindi vi abituate anche alla paura? Sì. E ha mai avuto paura lei? Paura ne ho avute molte, ma molte. In particolare, è vero, che ricordi io ai 52 a Berna. Lei era giovanissimo allora. Ero alle prime armi, ero un pivello ancora. Era zelante e forse voleva far bella figura. Sì, tenevo da fare una bella figura nei confronti della mia casa. E che cosa è successo? Sono entrato su una curva troppo forte. A che velocità era? Sui 160 km circa. Ho perso un po' il controllo, okay. Sono andato dritto invece di curvare. E si è reso conto in quel momento del pericolo? Quella volta sì, mi sono reso conto del pericolo. Senta, adesso noi stiamo arrivando a Vallelunga, come vedi. Vorremmo mettere la macchina da presa sulla sua motocicletta. Va bene, e provare insieme il brivido della velocità. Ce la consente? Senz'altro. Ottimamente, eccoci a Vallelunga. La realizzazione di un servizio come questo imponeva una verità assoluta. Occorreva cioè escludere le più elementari e abusate finzioni sceniche. Le riprese che seguiranno sono state realizzate installando a bordo del mezzo considerato non soltanto la macchina da presa, ma anche l'apparecchiatura sonora. Una verità assoluta, si è detto, a tal punto che le voci spesso concitate vi riusciranno talvolta non perfettamente comprensibili. È il prezzo della verità. Per facilitare la partenza, in grado la prima marcia, affronto la curva. Ed ora ho messo la marcia superiore. Sono a 200 metri dalla curva, sto tirando la marcia. Sono in curva e sto inclinando progressivamente. Sono all'uscita. Il rettilineo è lungo 250 metri. Cambio ancora marcia, inizio la frenata.